Tutto il pass battaglia ufficiale della Season 3, capitolo 4, è stato trapelato. E all'interno di questo video andremo a vedere tutte le nuovissime skin che saranno presenti all'interno della prossima stagione. Vuoi vincere skin, pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice. Lascia like e iscriviti al canale attivando la campanella. Commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre, se ti va, puoi supportarmi all'interno del codice creatore di Fortnite utilizzando il codice creatore Daccini. E al raggiungimento dei 5.000 supporter che utilizzano questo codice, andrò a fare un super contest all'interno del canale. Ed inoltre, se lo utilizzi, mandami la foto, ancora meglio taggami su Instagram, in questo modo sarai ripostato nel prossimo video. Partiamo subito e, come detto in precedenza, il pass battaglia della Season 3 di Fortnite, che uscirà fra meno di 2 settimane, è stato ufficialmente trapelato. Infatti abbiamo tutte o quasi le skin che saranno presenti nel prossimo pass, abbiamo praticamente la schermata ufficiale e tantissime altre novità che saranno inserite all'interno della prossima season. Quindi mi raccomando, vi consiglio di guardare questo video fino alla fine, ovviamente per scoprire il tutto. Partiamo subitissimo ovviamente andando a parlare di questa nuovissima stagione, perché negli scorsi giorni un leaker ha fatto trapelare l'immagine ufficiale, che sarebbe l'immagine che vedremo una volta che faremo l'accesso in gioco, appena che la nuova stagione sarà uscita. Ricordo che l'aggiornamento della nuova season uscirà esattamente la mattina del 9 di giugno verso le 8-9 e questa patch sarà proprio l'aggiornamento 25.00 che ci farà passare da questa season 2 alla nuovissima Season 3. Ma senza perdere altro tempo, andiamo subitissimo a vedere l'immagine ufficiale. Mi raccomando, se non volete vederla e se secondo voi è uno spoiler, perché questo è uno spoiler vero e proprio, chiudete il video in questo momento. Se invece volete vedere l'immagine e le skin della prossima season, continuate a guardare. Eccovi qui a schermo l'immagine ufficiale di tutte le skin, o quasi, perché all'appello dovrebbero mancarne ancora alcune, della prossima stagione. Infatti, come vedete, questa sarà la schermata che vedremo appena faremo l'accesso in gioco, quindi appena ci connetteremo alla nuova stagione. E in questa schermata possiamo vedere sia il nuovo tema della prossima season, sia il nuovo bioma e sia ben 4 skin che saranno presenti nel pass. In teoria nel pass abbiamo 7-8 skin, quindi all'appello dovrebbero mancare altre 3-4. Quindi al momento queste che vedete a schermo, adesso le andremo ad analizzare una per una, sono tutte quante le skin ufficiali del pass battaglia della season 3. Mi raccomando, se andrete a shoppare questo pass battaglia, vi ricordo di supportarmi all'interno dello shop utilizzando il codice creatore che state leggendo in questo momento a schermo. Mi raccomando, perché le skin del prossimo pass saranno veramente pazzesche. Andiamo ad analizzare ogni skin passo per passo. Infatti, partendo da sinistra verso destra, abbiamo la skin di Transformers. Infatti la skin in questione è proprio in collab con Transformers e sarà proprio il personaggio di Optimus Prime. Quindi se conoscete Transformer, ovviamente conoscerete benissimo anche questo personaggio, e quindi la skin in collaborazione del prossimo pass sarà proprio questa. Non dovrebbe essere la skin segreta, da quel che si sa non dovrebbe essere una collaborazione, quindi siamo quasi certi al 100% che questo personaggio di Transformers sarà presente nei primi 100 livelli del pass. Quindi potrebbe essere o nel primo livello o in mezzo al pass, o appunto potrebbe anche essere a livello 100. Al momento ancora non lo sappiamo, però comunque siamo certi, comunque ci viene confermato da questa immagine, che è ufficiale 100%, che avremo questo personaggio di Transformers e questa nuova collaborazione all'interno della prossima season. Andiamo avanti, perché la seconda skin ve l'ho mostrata in tantissimi video, era presente nei sondaggi che l'Epic manda agli utenti. Per questo vi dico sempre che i sondaggi che l'Epic manda agli utenti sono molto molto importanti, perché la maggior parte delle skin che poi escono nei pass vengono presi proprio da quei sondaggi. Ed infatti la skin in questione è proprio quella di Miaoscolo versione estiva. Questa skin era nei sondaggi da tantissimo tempo, forse oltre un anno, ed ora sarà inserita nel pass battaglia della season 3, visto che ovviamente sarà una season a tema estiva, e quindi sarà inserito proprio Miaoscolo versione estate all'interno del pass battaglia. Questa penso sia sicuramente una skin che sarà ad esempio nel livello 50, nel livello 40, comunque sarà in mezzo al pass, perché praticamente è uno stile di skin che sta proprio in questi livelli del pass.
Boss. Fatemi sapere se vi piace. Questa skin finalmente dopo tantissimo tempo sarà inserita. Andiamo avanti perché poi al centro abbiamo un altro personaggio. Questa qui sicuramente potrebbe essere la skin livello 1 del pass battaglia. Almeno a vederla così penso sarà o quella a livello 1 o quella a livello 100. Ovviamente ci sta proprio benissimo a tema con la stagione, perché come possiamo ben vedere anche dal retro e dall'ambientazione dove sono posti questi personaggi, la prossima season, come già annunciato in tantissimi video, sarà proprio a tema tropicale. Infatti praticamente questi personaggi si trovano all'interno di una foresta e proprio qui in mezzo abbiamo una skin che si addice perfettamente a questo tema e come detto secondo me sarà a livello 1 del pass. Andiamo avanti, quarta e ultima skin che al momento conosciamo, in teoria all'appello ne mancano ancora un paio. Abbiamo appunto questa qui che sta sopra i raptor. Infatti nella prossima stagione possiamo cavalcare i raptor, da come possiamo vedere in questa immagine, e la skin in questione anch'essa è stata presa da uno dei sondaggi della Epic, esattamente la skin che state vedendo in questo momento, che era presente nei sondaggi, e adesso invece ce la ritroveremo nel prossimo pass. Quindi questo diciamo è un primo sguardo a tutte o quasi, perché ne mancano solamente 2-3 all'appello, delle skin del pass battaglia della season 3 capitolo 4 che uscirà il 9 di giugno su Fortnite. Questa immagine come detto è stata trapelata per sbaglio, la Epic l'ha rilasciato, comunque qualche leaker l'ha ottenuta in anticipo. Di solito succede quasi sempre così prima di una nuova stagione, addirittura 2 settimane prima praticamente ci hanno spoilerato tutto quanto il prossimo pass. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se queste skin vi piacciono, se le andrete ad acquistare. Ma andiamo avanti perché oltre le skin del pass abbiamo altre informazioni di novità che vedremo nella prossima season. Infatti come ci fa scrivere questo leaker, perdite della stagione 3 finora, ovvero informazioni che al momento sono trapelate della stagione 3. Infatti avremo Fortnite per Transformers con una skin di Optimus Prime, come abbiamo visto, che sarà appunto presente nel pass. Andando avanti abbiamo la skin di Mia Oscola Estiva, come abbiamo visto in precedenza, e una skin Mechanic Raptor cavalcabili che ora si esauriscono. Poi avremo il bioma tropicale e molto probabilmente un'area desertica e un'area vulcanica, perché è trapelato più volte in questa stagione. Modalità corsa con oggetti, velocità, cosmetici, garage per auto, piste da corsa ciroterra e l'auto predefinita, una nuova supercar. Grind rails molto probabilmente riscoiato in viti di legno, non so cosa voglia dire, forse è stato tradotto male. Auto blindate con NPC ostile al loro interno. Evento dei 14 giorni d'estate. Nuovo fucile mitico a tamburo e ritorno del fucile d'azione di livello di fanteria. Quindi queste sono le novità che al momento sono state trovate, sono state trapelate, che vedremo nella prossima stagione. Continuiamo a leggere perché in questa stagione Epic ha aggiunto più oggetti di scena del bioma del deserto e più rocce vulcaniche / oggetti di scena e suoni. Entrambi sono trapelati con il bioma tropicale che è confermato ora. Quindi se non arrivano al primo giorno della stagione 3 molto probabilmente lo saranno per la stagione 4, quindi attenzione, perché non è detto che il bioma del deserto e il bioma del vulcano saranno ufficialmente nella prossima season, ma potrebbero anche arrivare nella stagione 4. Al momento il bioma confermato al 100% è quello tropicale, potrebbe starci benissimo anche quello del deserto e quello del vulcano, ma non è detto al 100%, c'è una piccola probabilità che questi due bioma appena citati vengano inseriti direttamente nella stagione 4, ovvero l'ultima di questo capitolo 4. Ovviamente seguiranno informazioni, quindi mi raccomando rimanete aggiornati sul canale. Quindi questo è tutto per questo video, queste sono tutte quante le novità in arrivo e le nuove skin del pass battaglia ufficiali della prossima stagione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto, e se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte le nuove skin ufficiali del pass battaglia della season 3 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video.